una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Giulio Viviani. Cari amici, buona domenica a questa metà del mese di luglio. La liturgia di questa domenica ci propone una delle pagine più belle del Nuovo Testamento, una delle parabole che tutti conoscono, quella del buon samaritano. E quindi l'invito è in quest'anno della fede a guardare a un altro aspetto, come diceva già Papa Benedetto XVI, in cui la fede si rivela, quello della carità. La parabola si conclude con il bel invito: va e anche tu fa lo stesso. Va e anche tu non cercare un prossimo, ma sii tu il prossimo di coloro che incontri sulla tua strada. Mi ha sempre fatto meraviglia che solo San Luca registra questa parabola, gli altri non la raccontano. Tante altre parabole sono comuni. Questa è specifica di questo evangelista che ci accompagna durante quest'anno e che ci parla, ci presenta la figura di Dio misericordioso, la bontà di Gesù, che deve diventare anche il nostro stile, la nostra capacità di vivere questa attenzione, questa carità verso gli altri. Di per sé è una parabola, non è un fatto veramente accaduto, eppure per tanti secoli sulla via che scende da Gerusalemme verso Gerico è stata costruita una chiesa dedicata al buon samaritano. Non è mai esistito, ma ne sono esistiti tanti buoni samaritani, tanti uomini e donne che hanno fatto del bene. E questa parabola però sembra così vera che quel tale, di cui non sappiamo il nome, non sappiamo il nome neppure di quel povero malcapitato, e sono senza nome anche quel sacerdote e quel levita, tutti senza nome, perché lì possiamo mettere i nostri nomi. Siamo noi quel tale che può far del bene. Siamo noi anche quel sacerdote, quel levita, questo vale soprattutto per me, che passiamo indifferenti dall'altra parte. Siamo noi quel povero malcapitato che a volte fa l'esperienza di essere soccorso, aiutato da Dio. C'è un bellissimo mosaico nella Cappella Redentoris Mater in Vaticano, fatto da padre Marco Rupnik, dove i due personaggi, il samaritano buono e il povero malcapitato, si fondono e sono sotto un'unica aureola, quasi a dire: ecco, Gesù è il buon samaritano che ti soccorre, ma insieme a Gesù è il povero malcapitato a cui tu puoi fare del bene. Siamo invitati a vivere la legge di Dio, dice la prima lettura, il libro del Deuteronomio, non come qualcosa di lontano, ma qualcosa che abbiamo già nel cuore e che ci spinge a vivere l'amore, la carità, la misericordia di Dio che già noi portiamo dentro. E nell'inno della lettera agli Efesini San Paolo ci ricorda che siamo chiamati ad essere santi e immacolati, non in una astrusa perfezione così lontana da noi, ma nella carità. È bellissimo questo invito: santi e immacolati nell'amore, nella carità reciproca. Quindi non una astrattezza, un perfezionismo fuori di testa, ma quella santità che ci avvicina a Dio e ai fratelli, diversa dalla sacralità che ci separa da Dio e dagli altri, come la vivevano il sacerdote e il levita. L'invito è chiaro: a vivere come ha vissuto Gesù, a versare, come dice un bel prefazio utilizzabile in questa domenica, come Cristo il buon samaritano che si fa a noi incontro, a noi feriti dalla vita, e versa sulle nostre piaghe l'olio della consolazione e il vino della speranza. Buona domenica.